Ciao a tutti, buongiorno a tutti, buona domenica. Wow, 17, siamo 17 persone connesse, penso sia quasi un record. Per quelli di voi che non mi conoscono, mi chiamo Alice, benvenuti alle mie lezioni di yoga online. Questo ormai è diventato un appuntamento settimanale. Grazie per esservi connessi. Facciamo un check dell'audio, quindi se mi potete scrivere nella chat qui al lato, semplicemente per appunto dirmi se mi sentite, mi vedete, se siete pronti per iniziare. Grazie Carly, perfetto. Ok, allora la lezione di oggi andremo ad eseguire una sequenza di Vinyasa Yoga. O yoga flow, per quelli che non hanno mai fatto vinyasa. Vinyasa è uno stile di yoga leggermente più attivo e dinamico. Praticamente in vinyasa quello che facciamo andiamo a eseguire una serie di asanas, di posizioni, e cerchiamo di farlo nel modo più fluido possibile. Il termine vinyasa significa posizionare in una maniera speciale, in modo speciale. E questo perché appunto quello che non facciamo è muoverci senza esserne consapevoli, cerchiamo invece di portare consapevolezza verso ogni movimento ed ogni transizione. Come sempre in queste classi, soprattutto virtuali, in cui non posso vedervi, non posso aiutarvi a trovare la posizione più giusta per voi, vi chiedo sempre di essere gentili con voi stesse e con voi stessi. Quindi ognuno di noi ha un punto, una fase diversa del proprio percorso yoga, perciò utilizzate questa classe prendetela come un'opportunità per scoprire, prima di tutto connettervi con voi stesse e con voi stessi, per scoprire il vostro corpo, osservare come vi sentite e se ci sono delle posizioni che risultano estremamente scomode. Semplicemente lasciate andare la posizione senza giudicare, senza giudicarvi. Potete trovare una posizione più comoda, posizione del bambino, o tornare alla posizione precedente. Un'ultima cosa, anzi due. La classe dura un'ora, quindi cercherò di finire verso mezzogiorno, vediamo se riesco ad essere puntuale. Per quanto riguarda la musica, questioni di copyright, non utilizzerò musica in questo video, ma vi ho lasciato una playlist qui sotto, playlist di Spotify, quindi potete cliccarci ora, vi do qualche secondo per prepararvi, l'ideale è avere un tappetino, se avete un blocco da yoga come quello che utilizzo io in sughero o in gomma va benissimo, altrimenti potete usare un cuscino. O una coperta un pochino spessa. Iniziamo. Sistemo le camere in modo tale che mi vediate. Ok. Iniziamo da sedute, quindi se avete appunto una coperta o un cuscino o un blocco, utilizzatelo come supporto. Quindi ci andiamo a sedere sul nostro blocco, sul nostro cuscino, gambe incrociate. Il blocco, appunto, questo supporto vi aiuta a trovare l'allungamento della colonna. Quindi vogliamo sederci con la schiena dritta, le spalle rilassate, il collo dietro, quindi cercate di guardare verso l'orizzonte, sollevate leggermente il mento e iniziamo a chiudere gli occhi. Lasciamo cadere le mani sulle ginocchia, sulle gambe. Volgiamo i palmi delle mani verso l'alto, una sorta di gesto di apertura. L'indice e il pollice si toccano. E come sempre ci prendiamo qualche momento all'inizio della pratica per connetterci con il momento presente
Potete fare qualsiasi modifica alla vostra posizione in modo tale da essere comode, ad arrivare poi a una posizione statica. Portiamo l'attenzione verso le parti del nostro corpo connesse al pavimento, alla terra. Percepiamo questa connessione. Andiamo a inspirare dal naso, dirigendo e espiro dalla bocca. Un'ultima volta, inspiro. Espiro, lascio andare. Continuiamo ad inspirare ed espirare dal naso. Iniziamo a dimenticarci del mondo esterno. Lasciamo andare ogni pensiero, ogni preoccupazione. Volgiamo lo sguardo verso l'interno, verso noi stesse. Noi stessi. E oggi vi chiedo di porvi una domanda prima di iniziare la pratica, una domanda estremamente semplice che solitamente porgiamo agli altri, raramente a noi stesse. La domanda è: come sto? Come mi sento oggi? Qualsiasi risposta diate, semplicemente osservate questa risposta senza giudicare, semplicemente prendetene consapevolezza. Continuiamo a inspirare dal naso, espirare dal naso. E portiamo le mani davanti al petto, palmi unite. Lentamente apriamo gli occhi. Inspiro, sollevo le braccia, mi allungo la schiena, guardo verso l'alto. Cerchiamo di portare le braccia in linea con le orecchie. Espiro, abbasso i palmi. E ancora inspiro, mi allungo. Espiro, palmi davanti al cuore. Un'ultima volta, inspiro. Espiro. Possiamo lasciare le mani sulle ginocchia. Iniziamo a riscaldare il collo cervicale, quindi porto il mento verso il petto con movimenti lenti. Inspiro, espiro. Lascio cadere la testa all'indietro, mantenendo la schiena dritta, le spalle rilassate. Inspiro, mento verso il petto. Espiro, testa all'indietro, guardo verso l'alto. Un'ultima volta inspiro, espiro e torno al centro. Sollevo il braccio destro, porto la mano destra più o meno all'altezza del collo, la base del collo. Pensiamo a sollevare, aprire la spalla destra, il gomito guarda verso il soffitto. Possiamo rimanere qui oppure andare a cercare con la mano sinistra, la mano destra. E anche se non arriva, le mani non arrivano a toccarsi, rimaniamo con il braccio sinistro piegato, apro la spalla destra, guardo leggermente verso l'alto, cercando di mantenere come sempre la colonna dritta, attivo leggermente l'addome, rilasso le spalle e cambio lato. Stavolta il braccio sinistro, piegato, gomito che guarda verso il soffitto e cerco di afferrare con la mano destra la mano sinistra. Anche qui, come sempre, cercate di evitare questo, quindi non chiudiamo qua, pensate ad aprire la spalla, spingo il gomito sinistro verso l'alto, rilasso
la spalla sinistra e la spalla destra. Espiro, lascio andare. Mano destra sul tappetino, inspiro, sollevo il braccio sinistro allungo, espiro, ci pieghiamo verso destra, come sempre pensate ad aprire, di portare leggermente il petto, poggio il petto verso il soffitto, torno, cambio lato, iniziamo a cercare fluidità, espiro, inspiro, mi allungo, espiro, mi piego, seguite il ritmo del vostro respiro. Il respiro crea il ritmo della vostra pratica. E torno al centro. Portiamo le mani dietro i glutei con le dita delle mani rivolte verso di voi, verso il vostro corpo. Inspiro, inizio a sollevare il bacino, sollevo il petto, petto verso l'alto, lascio andare la testa. E rimango qui qualche secondo, cercate di rilassare il collo. Espiro, torno. Facciamo una posizione opposta per la schiena, quindi andiamo nella posizione della gratitudine. Iniziamo a camminare le mani verso, possiamo rimanere qui, quindi se iniziate a sollevare i glutei non andate troppo in avanti, altrimenti possiamo portare gli avambracci verso il pavimento. La fronte sul pavimento. Come sempre pensate ad allungare la schiena. Potete andare con una posizione più attiva, quindi attivare le braccia, oppure potete rilassare le braccia sul pavimento. Rilasso il collo. E inspiro, torno. Andiamo a trovare il nostro punto. Quindi mano sinistra sul ginocchio destro o sulla gamba destra, mano destra dietro la schiena. Inspiro, mi allungo. Espiro, leggera torsione verso destra. Guardo sopra la spalla destra. Qui l'addome è attivo, quindi pensate a portare l'ombelico in dentro, come se l'ombelico volesse toccare la colonna. In ogni espirazione aumento leggermente la torsione. Torno al centro, cambio lato, inspiro, mi allungo, attivo l'addome, espiro, torsione. Cerchiamo di rilassare le spalle, quindi andiamo a evitare qualsiasi tensione non necessaria in zona cervicale. Espiro, torno al centro, andiamo in quadrupedia, posizione dei quattro punti. Le mani sono sotto le spalle, dita delle mani aperte, mani attive, quindi immaginate di spingere con le mani, attivo le braccia, le ginocchia sono sotto i fianchi. E andiamo nella posizione del gatto e della mucca. Inspiro, abbasso la pancia, apro il petto, guardo leggermente verso l'alto, quindi evitiamo di muovere troppo il collo, pensate di volgere lo sguardo verso l'alto, espiro, movimento opposto, curvo la schiena, rilasso il collo, e ancora, inspiro, apro, guardo verso l'alto. Espiro, curvo la schiena, quindi andiamo a creare mobilità nella colonna vertebrale. Vi invito a chiudere gli occhi e come sempre muovervi seguendo il ritmo del vostro respiro. Il movimento inizia sempre dal coccige, è come immaginate un'onda che parte dal coccige e arriva attraversa la colonna, il collo e ad arrivare alla punta della testa. Cerchiamo di connetterci con ogni movimento. Con ogni respiro. Torno al centro, schiena
neutra, come sempre l'addome qui è attivo. Manteniamo le gambe come sono, quindi cerchiamo di mantenere un angolo di 90 gradi con le gambe e andiamo nella posizione del cucciolo sdraiato. Inizia a portare le mani in avanti, quindi cammino con le mani e poco a poco abbasso il petto verso il pavimento. Posso appoggiare la fronte oppure il mento sul tappetino. Questa è una posizione fantastica, soprattutto se tendiamo ad accumulare tensione nella schiena. Respiriamo con inalazioni profonde, espirazioni profonde. Le spalle sono rilassate. E lentamente torniamo in quadrupedia, posizione dei quattro punti. Andiamo a sollevare leggermente le ginocchia da terra, quindi attiviamo le braccia, attiviamo l'addome, manteniamo per qualche secondo. Ma con la prossima espirazione mantengo le ginocchia sollevate e porto i glutei verso i talloni, allungo la schiena. Inspiro, torno al centro. Ancora, espiro. Inspiro. Mantengo l'addome attivo. Espiro. Inspiro. Questa volta espiro. Resto qui e poco a poco sollevo il bacino, sollevo i fianchi e vado a trovare il mio cane a faccia in giù. Per molti probabilmente è il primo cane a faccia in giù della giornata, quindi create movimento in questa posizione. Possiamo molleggiare le gambe, muovere i fianchi da un lato, dall'altro. Assicuriamoci di mantenere il dito delle mani aperte, spingo. Qua normalmente uno degli errori tipici del cane a faccia in giù è che andiamo a fare questo. Prendiamo una sorta di tavola con fianchi alti. Cerchiamo di spingere con le mani. Le braccia sono aperte, c'è un'apertura diciamo, esterna, laterale delle braccia. Rilasso le spalle. E spingo, posso piegare le ginocchia, ma spingo quei talloni verso il tappetino. E tutto il corpo è attivo. Inspiro, ora sì, andiamo a trovare la nostra tavola. Spalle sopra le mani, spingo quei talloni, attivo l'addome. Non vogliamo questo, quindi portiamo i fianchi leggermente in alto, non facciamo collassare i fianchi. Espiro, cane faccia in giù. E ancora cerchiamo fluidità. Inspiro, tavola. Espiro, cane faccia in giù. Un'ultima volta, inspiro. Espiro. E poco a poco camminiamo. Un piede davanti all'altro, possiamo piegare le ginocchia e andiamo all'inizio del tappetino, piedi uniti, piego le ginocchia, rilasso il collo, rilasso le spalle e poco a poco mi srotolo vertebra dopo vertebra e troviamo la posizione della montagna, quindi rilassiamo le spalle. Lasciamo andare la tensione nelle braccia, nelle gambe. Ora iniziamo il nostro flow. Quindi portiamo l'attenzione, chiudiamo gli occhi per un attimo, palme giunte davanti al petto. Ancora una volta dirigiamo il nostro focus, la nostra attenzione verso i piedi, quindi il punto di contatto del nostro corpo con la terra. La nostra base, il nostro supporto. Ci riconnettiamo col respiro.
Apro gli occhi, inspiro, apro le braccia, porto le braccia sopra la testa, guardo verso l'alto. Espiro, piego le ginocchia, mi abbasso, mani a terra, rilasso il collo, posso mantenere le ginocchia piegate. Inspiro, stendo le gambe, mi allungo. Espiro, andiamo a trovare la tavola. Espiro, appoggio le ginocchia, gomiti verso il corpo, quindi non gomiti aperti, porto il petto e il mento sul tappetino. Inspiro, mi allungo in avanti e con i gomiti sempre attaccati al corpo vado a trovare il cobra. Attivo l'addome per proteggere la zona lombare, rilasso le spalle. Espiro, mi abbasso. E torniamo al cane faccia in giù. Facciamo tre respiri lunghi e profondi al cane faccia in giù. Possiamo inspirare dal naso, espiro dalla bocca per lasciare andare la tensione. Guardo in avanti tra le mani e cammino verso l'inizio del tappetino. Inspiro, allungo la schiena, gambe stese. Espiro, piego le ginocchia, rilasso il collo. Inspiro, porto le braccia sopra la testa. E ancora, espiro, mi piego in avanti. Mani a terra. Inspiro, mi allungo, allungo la schiena, le spalle sono lontane dalle orecchie. Espiro, tavola, e possiamo andare nuovamente nella posizione con ginocchia, petto e cobra, oppure dalla tavola, chaturanga, quindi mi sposto in avanti, vado in una specie di push-up, mantengo le ginocchia sollevate e trovo il cane faccia in su. Piego leggermente i gomiti per evitare ipertensione nelle braccia, espiro, cane faccia in giù. Tre lunghi respiri. In qualsiasi momento, come vi ho detto all'inizio, potete andare a trovare il vostro bambino oppure restiamo a cane faccia in giù. Se siete nella posizione del bambino, torniamo al cane faccia in giù e camminiamo nuovamente verso l'inizio del tappetino. Piego le ginocchia, lascio andare le spalle, il collo. Inspiro, mi allungo. Espiro. Piego le ginocchia, rilasso il collo. Inspiro, porto le braccia sopra la testa, palmi si toccano. Espiro. Palmi davanti al petto, chiudo gli occhi. Possiamo portare i pollici verso il centro del petto. Ascoltiamo il battito del cuore, probabilmente leggermente accelerato. Cerchiamo di calmare il respiro. Apro gli occhi, braccia lungo il corpo, inspiro, apro le braccia, guardo verso l'alto. Espiro, mi piego in avanti, piego le ginocchia, rilasso il collo. Inspiro, mi allungo, espiro, faccio un passo indietro con la gamba sinistra, mantengo il ginocchio sollevato. Assicuriamoci di avere il ginocchio destro piegato, ma con il ginocchio in linea con la caviglia, quindi evitiamo questo per proteggere l'articolazione del ginocchio. Attivo la gamba sinistra, quindi spingo con il tallone sinistro, mi allungo, inspiro, mi sollevo. E da qui, innanzitutto controlliamo che non avere la schiena troppo piegata, andiamo a attivare l'addome e immediatamente sentire allungamento nella coscia sinistra. Inspiro, espiro, mi piego un pochino più, inspiro, allungo, espiro. Qua portiamo mano sinistra sull'addome, mano destra
sulla schiena. Quindi controlliamo che i fianchi rimangano allineati. Iniziamo a spostarci in avanti. Possiamo fare un passo col piede sinistro se è troppo distante. E andiamo a trovare equilibrio. Guerriero 3. Possiamo mantenere il ginocchio destro piegato oppure stendo la gamba destra. Rilasso il collo, guardo verso il basso e poco a poco con controllo torno le mani verso l'alto e apro in guerriero 2. Quindi il piede sinistro perpendicolare al piede destro, talloni allineati, i fianchi in una solita linea, quindi non siamo così, ma siamo fianchi allineati. Spingo con il ginocchio destro verso l'esterno, in modo tale che il ginocchio non collassi internamente. Apro le braccia, rilasso le spalle, quindi portiamo le spalle verso le orecchie e poi lasciamo andare. Spingo con le mani, quindi mano destra, mano sinistra verso sinistra, e guardo verso il dito medio della mano destra. Addome attivo. Con la prossima ispirazione porto la mano sinistra sulla gamba sinistra, sollevo il braccio destro. E espiro, torno. Questa volta inspiro, stendo la gamba destra, braccio destro si alza, guardo verso l'alto. Espiro, piego il ginocchio destro, appoggio il gomito destro sul ginocchio destro e con la mano sinistra vado a creare una diagonale. Quindi che parte dal piede, arriva alla punta delle dita della mano sinistra. Possiamo restare qui oppure trovare il nostro flow. Quindi inspiro, espiro. E come sempre, sentitevi liberi di seguire il ritmo del vostro respiro. Cerchiamo di inspirare dal naso ed espirare dal naso. Inspiro. E questa volta espiro, mantengo la gamba destra tesa a cuore, faccio un passo verso destra col piede sinistro in modo tale che i piedi siano si avvicinino. Mantengo i fianchi allineati. Inizio a spostare il fianco sinistro verso sinistra come se qualcuno mi stesse tirando dalla mano destra. Mi allungo e quando non mi posso allungare più appoggio la mano sulla gamba destra, sollevo il braccio sinistro. Cerchiamo di portare le braccia allineate in modo tale che si crea un'unica linea con il braccio destro e il braccio sinistro, posizione del triangolo. Guardo verso l'alto oppure guardo verso il piede destro. Respiro nel triangolo, dovremo sentire l'allungamento nella parte sinistra del corpo. La gamba destra ruota leggermente verso l'esterno, mentre la gamba sinistra ruota verso l'interno. Quindi questa rotazione opposta ci permette di mantenere i fianchi in linea. Inspiro, mi sollevo, ruoto il piede destro verso l'interno, verso destra. Inspiro, mani e fianchi, guardo verso l'alto, allungo la colonna. Espiro, cercando di mantenere la schiena dritta, mi piego in avanti. Portate l'attenzione verso la schiena. Possiamo rimanere qui oppure appoggiare le mani sul tappetino. Se arriviamo a toccare il tappetino, cerchiamo di portare le mani, le dita delle mani in linea con le dita dei piedi. Evitiamo di aprire i gomiti all'esterno, quindi portiamo i gomiti verso l'interno. Pensate alle braccia quando facciamo chaturanga. E lascio andare il collo. Quindi faccio il segno di no con la testa per assicurarci che non ci sia tensione nel collo, nella zona cervicale. Respiriamo. Inspiro, mi sollevo leggermente, allungo la colonna, espiro, mi abbasso.
Lascia andare il collo. Mi inspiro ancora, mi sollevo, allungo la colonna e vado a portare la mano sinistra sulla caviglia, oppure dove arriviamo, sulla gamba destra. Inspiro, apro, quindi sollevo il braccio destro, guardo verso l'alto, torsione. Espiro, torno al centro, cambio lato. Mano destra sulla gamba sinistra, braccio sinistro si solleva, inspiro. Espiro, torno al centro. E rilasso il collo, rilasso le spalle. E ora ci spostiamo con le mani verso il piede sinistro, ruotiamo entrambi i piedi, piego il ginocchio sinistro, la gamba destra è attiva, allungo la schiena, quindi rimaniamo un secondo con l'addome attivo, quindi non con la schiena sulla gamba, ma attivo l'addome, spingo con la gamba destra, inspiro, mi sollevo. Controllate l'addome, attivo l'addome, sento allungamento nella parte destra del lingue, della coscia destra, e ora si sollevo le braccia, rilasso le spalle. Inspiro profondamente dal naso, espiro profondamente dal naso. E questa volta mano destra sulla pancia, altezza del ombelico, mano sinistra sulla schiena, cerco di mantenere i fianchi in linea e mantengo l'equilibrio, sono troppo vicino a muro, trovo il mio guerriero 3. Posso mantenere la gamba sinistra piegata, vi darà più supporto, altrimenti poco a poco stendiamo la gamba sinistra, pensate sempre ad allungare. Spingo, posso mantenere il piede destro in flexo oppure puntare appunto il piede. E poco a poco torniamo con controllo. Inspiro, espiro, apro, guerriero 2 dal lato opposto. Controlliamo il nostro allineamento, quindi pieghiamo il ginocchio sinistro in modo tale che sia in linea con la caviglia, porto il ginocchio, attivo la gamba, quindi spingo verso sinistra, rilasso le spalle e guardo verso il dito medio della mano sinistra, attivo l'addome, porto l'ombelico in dentro, inspiro, guerriero inverso, porto la mano destra sulla gamba destra, sollevo il braccio sinistro. Espiro, guerriero 2, ginocchio destro è piegato, sinistro è piegato. Ora estendo la gamba sinistra, inspiro. Espiro, piego il ginocchio sinistro, appoggio il gomito sul ginocchio sinistro e creo una diagonale con il lato, con il braccio destro, guardo verso l'alto. Oppure guardo verso la mano destra. Qualsiasi posizione ritorni più comoda per il vostro collo. Possiamo restare qui. Oppure trovare il nostro flow. Quindi inspiro, mi sollevo, mi allungo, espiro, piego. I piedi premono contro il tappetino, entrambi i piedi. Inspiro, espiro, seguo il ritmo del respiro. E ancora inspiro, e respiro. Inspiro, e questa volta lascio la gamba sinistra stesa, faccio un passo con il piede destro in modo tale da avvicinare i piedi, come sempre talloni allineati, cerco di mantenere i fianchi sulla solita linea, rotazione esterna della gamba sinistra, rotazione interna della gamba destra, e questa volta porto il fianco destro verso destra come se qualcuno mi tirasse per il braccio sinistro, e appoggio la mano sinistra sulla gamba sinistra, sollevo il braccio destro e andiamo a trovare il nostro triangolo dal lato sinistro. Cerchiamo di aprire la zona del fianco, il lato destro, la parte alta del corpo, guardo verso la mano destra oppure guardo verso il piede sinistro. Sperimentate anche col vostro corpo, quindi provate a
guardare verso la mano destra, guardare verso il piede. Quale delle due posizioni, in quale delle due posizioni il vostro collo è più comodo, quella è la vostra variazione. Respiro. E con la prossima ispirazione ci solleviamo, ruoto il piede sinistro internamente. Questa volta portiamo le mani dietro la schiena, incrociamo le dita delle mani, i palmi delle mani si toccano. Posso rimanere con i gomiti piegati, altrimenti provo a stendere le braccia in modo tale da aprire il petto, le scapole si avvicinano. Inspiro, guardo verso l'alto, espiro, inizio a piegarmi in avanti. E cerchiamo di portare le braccia lontane dai glutei, dal corpo. Portiamo le braccia verso l'alto. E lasciamo cadere il collo, lasciamo che le braccia si avvicinino. L'idea è che si avvicinino verso il pavimento, quindi sentiamo l'effetto della forza di gravità. Evitiamo non c'è nessuna tensione, le braccia non sono attive, semplicemente premo con i palmi delle mani uno contro l'altro, ma lascio che sia la gravità a fare il suo effetto, rilasso il collo. Inspiro, lentamente mi sollevo. Lascio andare le mani, muovo le spalle, movimenti circolari da un lato, dall'altro. Rilassiamo le braccia, ci spostiamo verso destra, manteniamo più o meno la stessa distanza con i piedi, quindi leggermente più, i piedi più aperti rispetto ai fianchi. Ci spostiamo e portiamo piede destro davanti, entrambi i piedi a terra. Cerchiamo di allineare i fianchi. Andiamo ad afferrare i gomiti opposti, quindi possiamo rimanere qui, oppure mantenendo la schiena dritta, quindi evitando di curvarla all'indentro, possiamo cercare di andare a unire i palmi dietro la schiena. Se arrivo qui, assicuriamoci di aprire i gomiti verso l'esterno. Inspiro, mi allungo, espiro. Poco a poco mi chino avanti, mantenendo la schiena dritta il più possibile, i fianchi dritti. Quindi qui tendiamo normalmente a spostare il fianco destro verso destra, quindi cerchiamo di mantenere i fianchi allineati. Possiamo rimanere qui, oppure ci allunghiamo e ci pieghiamo, mantenendo entrambe le ginocchia tese, quindi non piego le ginocchia, cerco di rilassare il collo, respiro, inspiro, lentamente mi sollevo. Se ho le braccia, se i palmi si toccano, manteniamo le braccia come sono, altrimenti se sto afferrando i gomiti, cambio. Andiamo il ferro al gomito opposto. Inspiro, allungo. Espiro. Porto l'attenzione sui fianchi. Anche qui c'è una leggera rotazione esterna della gamba davanti e una rotazione interna della gamba dietro, della gamba destra. Quindi rimango, cerco di mantenere la colonna dritta, se arrivo qui va benissimo, altrimenti mi piego. Ad ogni espirazione, immaginate, inspiro, ci allunghiamo come se ci fosse un filo della testa, ci porta in avanti, espiro, ci abbassiamo un pochino di più, mantengo i gomiti aperti, rilasso il collo. E lentamente inspiro, mi sollevo e torniamo al centro, andiamo verso il centro del tappetino oppure all'inizio del tappetino
Andiamo a giocare un po' con il nostro equilibrio. Inizio a sollevare la gamba destra. Posso portare il gomito all'altezza della caviglia, sotto il ginocchio oppure sopra il ginocchio. Osservate ancora una volta la connessione del vostro corpo con il tappetino. Quindi andiamo a portare la nostra attenzione verso il piede sinistro. Attivo il piede sinistro, quindi spingo con il piede, in automatico la gamba sinistra si attiva, attivo il gluteo sinistro, addome attivo, porto l'ombelico in dentro, creo la base per il mio equilibrio. Trovo un punto di focus davanti a me, può essere davanti a voi, magari nel muro davanti o sul pavimento. Cerco di aprire il fianco destro. E posso rimanere qui oppure incrociare le dita delle mani, girare i palmi e portare le braccia verso l'alto. E qui sorrido, tendiamo a normalmente nella posizione dell'albero, perché siamo estremamente concentrate, si accumula tensione nel volto, quindi accennate un sorriso. Possiamo rimanere qui, possiamo testare l'equilibrio, muovere la parte alta del corpo, chiudere gli occhi. E lentamente porto palmi davanti al petto, mantengo la gamba destra alzata e punto il piede destro in avanti, cercando di mantenere i fianchi allineati. Mi mantengo per 5, 4, 3, cerchiamo di sollevare leggermente di più, 2, 1 e lascio andare. Shake off, muovo le gambe e ci spostiamo al lato opposto, quindi piede sinistro sulla caviglia destra, sotto il ginocchio destro oppure sopra, evitate il ginocchio. Trovo l'equilibrio, mi connetto con la mia gamba destra, quindi pensate al piede destro, spingo con il piede, attivo la gamba, attivo il gluteo, addome, apro leggermente di più verso sinistra, quindi attivo, andiamo a lavorare sui fianchi, resto qui oppure sollevo le braccia. Anche qui giocate col vostro equilibrio, tutte le posizioni, tutte le asana d'equilibrio hanno due fattori fondamentali, uno è la forza, che appunto quindi lavorare sulla base, gambe, addome in questo caso, l'altro è il focus, quindi cercare un punto in cui focalizzare la vostra attenzione. E porto le abbasso le braccia, mani unite davanti al petto, mantengo la gamba sinistra sollevata, punto, stendo la gamba, punto il piede per 5, 4, fianchi allineati, 3, sollevo un po' di più, 2, 1 e lascio andare. Oh, torniamo all'inizio del tappetino, se non ci siamo già. Piedi uniti. Samastiti, posizione della montagna, inspiro, sollevo le braccia, guardo verso l'alto, mi allungo, espiro, mi piego in avanti, piego le ginocchia, mani a terra, lascio andare il collo, inspiro, allungo la schiena, allungo le gambe, espiro, tavola e la vostra versione di chaturanga, quindi sul chaturanga oppure ginocchia aperto e copro oppure cane faccia in su, espiro, cane faccia in giù, inspiro profondamente dal naso, espiro dalla bocca, lasciate andare qualsiasi tensione, ancora inspiro dal naso, espiro dalla bocca, un'ultima volta, inspiro dal naso, espiro e appoggio
le ginocchia aperte, più o meno la larghezza del tappetino. Andiamo nella posizione del bambino. Rilasso la fronte sul tappetino, rilasso le braccia, le spalle. Mi riconnetto con il mio respiro. E poco a poco mi sollevo, andiamo a sederci sui talloni. Possiamo rimanere qui e lavorare solamente sulle braccia, oppure punto le dita. Questa solitamente è una delle posizioni per cui gli studenti iniziano ad odiare gli insegnanti di yoga. Vi assicuro che tutte le dita siano sul tappetino e poco a poco mi vado a sedere sui talloni. Quindi lavoriamo, andiamo a allungare, lavorare in una posizione di stretching dei piedi, zona del corpo che normalmente non stiriamo. Come vi ho detto, se questo è troppo intenso, sedetevi giù normalmente sui talloni. Porto il braccio sinistro sopra il braccio destro, possiamo lasciare i dorsi, che il dorso delle mani si toccano, oppure cerco di portare i palmi delle mani a toccarsi, sollevo i gomiti, abbasso le spalle, addome attivo, porto le mani lontane dal viso, dal volto, mi sentiamo, percepiamo questo spazio che stiamo creando tra le scapole. Dirigiamo il respiro verso questa zona della nostra schiena. Inspiro, lascio andare le braccia, apro il petto, guardo verso l'alto. Espiro, cambio incrocio, quindi braccio destro, questa volta sopra il braccio sinistro. Sollevo i gomiti, abbasso le spalle e allontano le mani dal volto. Posso chiudere gli occhi. Mi calmo i miei pensieri. Inspiro, lascio andare, apro il petto, guardo verso l'alto, mi piego in avanti. Se sono sulle dita dei piedi, batto i piedi sul pavimento per resettare, lasciando andare qualsiasi tensione. E ci andiamo a sedere sul tappetino. Piego, anzi, porto il piede da, piego la gamba destra, porto il piede destro, qui vedete, verso l'interno della coscia sinistra. Mi allungo, inspiro, espiro, inizio a piegarmi sulla gamba sinistra. Se arrivo a toccare il piede, posso afferrare il piede, in quel caso apro i gomiti verso l'esterno e mi allungo in avanti, cerco di rilassare il collo. Se sentite dolore a livello solo del ginocchio, piegate il ginocchio. Evitiamo l'ipertensione del ginocchio. Ogni volta che inspiro mi allungo e espiro. Mi abbasso, mi avvicino un pochino di più verso la gamba sinistra. E lentamente torno, sollevo la gamba destra, abbraccio il ginocchio destro con la mano sinistra, il piede sinistro attivo. Mano destra dietro la schiena, inspiro, mi allungo, espiro, torsione. Mantengo per una respirazione. Espiro, posso tornare a fare una torsione dal lato opposto, quindi abbraccio la gamba destra con la mano destra e torsione verso sinistra, oppure porto la mano sinistra leggermente verso l'esterno. Inspiro, sollevo il bacino, lascio cadere il braccio destro. Lascio andare il collo, spingo col braccio sinistro e espiro, torno. E cambiamo lato, quindi portiamo il piede sinistro
toccare la coscia destra, inspiro, mi allungo e poco a poco ci andiamo ad allungare, ci lasciamo cadere sulla gamba destra, posso piegare il ginocchio destro. Cerchiamo di rilassare il collo, le spalle. E lentamente ci solleviamo, solleviamo la gamba sinistra, braccio destro, braccio la gamba sinistra, inspiro, mi allungo, espiro, torsione, spingo con il tallone destro, quindi gamba destra attiva. Una respirazione qui. Espiro, torno, possiamo fare una controposa, quindi torsione dal lato opposto, oppure mano destra leggermente verso l'esterno. Inspiro, sollevo, il bacino lascio cadere, la mano al braccio sinistro, spingo con la mano destra, glutei leggermente attivi in modo tale da spingere il braccino verso l'alto, rilasso il collo, e espiro, torno. E ci andiamo a sdraiare sul tappetino, ci stiamo avvicinando verso la fine di questa pratica. Piego il ginocchio destro, mantenendo la gamba sinistra bene incollata sul tappetino, porto il ginocchio destro verso il petto. Estendo la gamba destra verso l'alto, posso restare qui, quindi gamba destra attiva, spingo con il tallone, come se il tallone volesse toccare il soffitto, il piede leggermente inclinato in modo tale che, immaginate le dita dei piedi rivolte verso il vostro volto, possiamo restare qui oppure afferro la gamba, qui o questo, evitiamo come sempre la zona del ginocchio, e poco a poco, mantenendo la gamba stesa, cerco di avvicinarla il più possibile verso il petto, cercando di mantenere le spalle sul pavimento. Lentamente rientro, piego il ginocchio, braccio, all'interno della gamba, afferro il piede destro e cerco di portare il ginocchio destro verso il pavimento, cercando di, come sempre, mantenere un angolo di 90 gradi, quindi immaginate il piede in linea con il ginocchio, le spalle sono il più possibile attaccate al tappetino e spingo con, quindi attivo la gamba sinistra in modo tale che da non sollevare la zona lombare, quindi la schiena dal pavimento. Espiro, porto di nuovo il ginocchio verso il petto, afferro il ginocchio con la mano sinistra e lo porto verso il lato sinistro, la spalla destra è incollata al tappetino, guardo verso destra, oppure verso il soffitto e chiudo gli occhi. Porto il respiro verso la zona della torsione. Ad ogni ispirazione immaginate di sciogliere quella tensione. Create spazio nei vostri corpi. Lentamente torno verso il centro, cambio lato, cambio gamba, piego il ginocchio sinistro, lo porto verso il petto. Gamba destra attiva, spingo col tallone destro, sollevo la gamba sinistra cercando di spingere, quindi attivare i muscoli della gamba, spingo col tallone. Resto qui, oppure cerco di avvicinare la gamba verso il petto. Ricordatevi che ciascuno di noi ha un lato del proprio corpo che è
più flessibile dell'altro, nel mio caso il sinistro è meno flessibile, semplicemente senza giudicarvi, prendetene consapevolezza. Espiro, torno al centro, piego il ginocchio, braccio all'interno della gamba, afferro il piede sinistro e cerco di portare il ginocchio a toccare il pavimento. Mi spingo con il piede, il ginocchio, il piede è in linea, il tallone in linea con il ginocchio. Cerco di mantenere le spalle sul tappetino e continuo a spingere con la gamba destra. Espiro, lascio andare, porto il ginocchio verso il petto, afferro il ginocchio con la mano destra, lo porto verso destra, mantenendo la spalla sinistra sul tappetino. Possiamo rilassare il piede destro e volgere lo sguardo verso il lato opposto rispetto al ginocchio destro, il ginocchio sinistro. Chiudo gli occhi. Rallentiamo qui, rallentiamo il respiro. Cerchiamo di inspirare profondamente. Inspirare profondamente. E torno verso il centro. Afferro le ginocchia. Qui possiamo semplicemente darci un abbraccio e andare a massaggiare la colonna, movimenti lenti e fluidi, oppure possiamo andare nella posizione del bambino felice. Mi piego le ginocchia, afferro entrambi i piedi, quindi praticamente la posizione che abbiamo fatto prima, questa volta con, diciamo, completa. Quindi spingo le spalle verso il tappetino, cerco di spingere i talloni verso il soffitto mentre porto le ginocchia verso il pavimento. Torno, abbraccio. E andiamo a trovare quella che è l'ultima posizione di questa pratica. Possiamo andare in Savasana, con i piedi aperti, gambe divaricate, più o meno la larghezza del tappetino, braccia lungo i fianchi, oppure possiamo piegare le gambe, portare, i piedi si toccano, immaginate di creare una forma di diamante con le vostre gambe. Chiudiamo gli occhi. Troviamo Savasana, la sana di chiusura di questa pratica yoga, forse una delle asane, delle posizioni più difficili. Cerchiamo di stare completamente immobili, di trovare un rilassamento totale. Cerchiamo di lasciare andare tutti i pensieri. Lasciamo andare il nostro corpo. Una delle posizioni più difficili perché ci insegna a non avere il controllo, non voler avere sempre il controllo. Rilasso piedi, gambe, fianchi, schiena, spalle, braccia, mani, collo. E in Savasana osserviamo l'immobilità di corpo e mente.
E potete restare in Savasana più a lungo. Oppure iniziamo a volgere lo sguardo verso l'esterno, osservare sempre con gli occhi chiusi lo spazio che ci circonda. Portiamo l'attenzione verso ogni suono. Iniziamo a muovere il nostro corpo a partire dalla punta delle mani, dei piedi. Lentamente risvegliamo il nostro corpo, questo secondo risveglio stamattina. Nella prossima ispirazione possiamo portare le braccia sopra la testa, stirare il corpo, sbadigliare se il nostro corpo ce lo chiede. Espiro, abbracciamo le ginocchia, ci diamo un ultimo abbraccio. E senza fretta. Trovate la vostra via per tornare a una posizione seduta, gambe incrociate. Cerchiamo di mantenere gli occhi chiusi ancora per un paio di minuti. Appoggiamo le mani sulle ginocchia, palmi rivolte verso l'alto. Indice e pollice si toccano. Rilasso le spalle. Terminiamo la pratica con un esercizio di pranayama, di respirazione yoga, per ristabilire l'equilibrio a livello del nostro sistema nervoso. Iniziamo inspirando profondamente dal naso. Inspiro dalla bocca. Inspiro dal naso per 4, 3, 2, 1, mantengo, espiro dal naso, 4, 3, 2, 1, inspiro dal naso, 1, 2, 3, 4, mantengo, espiro dal naso, 4, 3, 2, 1, inspiro dal naso, 1, 2, 3, 4, mantengo. Espiro dal naso, 4, 3, 2, 1. Inspiro, mantengo, espiro. L'ultima volta inspiro dal naso profondamente. Mantengo, espiro dal naso. Torniamo al nostro respiro naturale. Prima di riaprire gli occhi vi chiedo di porgervi la stessa domanda che ci siamo fatti all'inizio della pratica. Come sto? Come mi sento? Osservate se è la stessa risposta che vi siete dati all'inizio della pratica. E come sempre, qualsiasi risposta sia, semplicemente prendete consapevolezza nel caso fosse una risposta negativa. Utilizzate questo momento per ricordarvi l'importanza di prendervi cura di voi stesse. Porto le mani davanti al cuore, palmi uniti. Abbassiamo leggermente il mento verso il petto, in segno di gratitudine verso voi stesse per esservi prese questo tempo per voi, per la vostra pratica yoga. E come sempre grazie per avermi dato la possibilità di guidarvi in questa sequenza di yoga. Namaste. Da tempo uscito il sole a Madrid.
Grazie a tutte, tutti. Spero vi sentiate un po' più rilassate, più energetiche anche. E se avete qualsiasi domanda, come sempre potete usare la chat ora, oppure potete commentare in questo video. Se vi è piaciuto questo video potete mettere mi piace. Non ho ancora il programma per la prossima settimana, grazie Carli, grazie Anni, per la prossima settimana, ma probabilmente tra oggi e domani lo pubblicherò su Facebook, su Instagram, ma se mi seguite su YouTube in teoria dovreste ricevere direttamente le notifiche per il live stream. Sto leggendo i vostri commenti nel frattempo. Sono contenta vi sia piaciuta. Grazie a tutti, buona domenica. Ci vediamo la prossima settimana.